Ancora bene. Tu parli italiano? Sì, sì, completo, non so se saranno completo. Okay, un po' di voce. Sì. Mi chiamo Elena Perrazzoli, sono della Pico di Zurigo e sono qui perché abbiamo un film in post produzione. Voce? Senti, ho visto. Sì, voce, ma... si vede nel di fianco, si vede che c'è un bar dietro. Sì. Lei ha uno schermo cinematografico dietro. Sì. Lei. Cosa significa per lei cinema? Significa creare ed esprimere dei sogni. Vuoi dirmi cosa fai precisamente? Io sono produttrice, praticamente. Sì. Un po' più voce. Sì, allora, io sono produttrice e niente, non è che abbia molto a che fare con la creazione del film, più con l'organizzazione, quelle cose lì, però ho collaborato anche alla sceneggiatura di questo film che abbiamo in post-produzione. Per lei è importante fare dei film? Penso che sia una delle cose più belle. Mi può spiegare perché per lei produrre e fare un film è una cosa importante? Perché comunque è una pazzia che un film venga fatto e finito, soprattutto, senza andare in rovina in diversi sensi. È una cosa bella se si riesce a fare, e non è ovvio che si riesca, perché tantissimi progetti nascono in una prima fase e poi però restano incompleti. Lei sa individuare nella sua storia personale il momento che ha cominciato a amare il film e decidere di farlo? Il momento che l'ho incominciato a amare, l'ho amato sempre, mi è sempre piaciuto molto andare al cinema e poi il fatto di entrare a produrre così è stato più un caso, incontri, così non è stata una decisione presa da parte mia. Ci ho provato e mi piace e cerco di andare avanti. Ti ricordo del suo primo film? Sì. Era un film di pirati visto al mare in un cinema all'aperto, ma aveva fatto un gran effetto queste persone che si ammazzavano, perché ci credevo, ero bambina. Mi puoi raccontare di questa esperienza? Puoi raccontarmi la storia? No, la storia del film non me la ricordo. Ma c'era questo cinema all'aperto tipico dei posti di mare e c'era questo grandissimo schermo e tutto molto reale quando si era abituati a vedere la TV, forse non l'avevamo mica vista un granché. E questi tipi che si accoltellavano. Io e mia sorella, che ha 2 anni meno di me, ci siamo messi a piangere. ci abbiamo creduto. Lei adesso crede in quali film? I film che hanno un'utopia e che credono loro stessi in un'utopia. Secondo me è importante, questo che può portare il film. Lei crede che è stata cresciuta un po' il cinema, crede di aver detto di sé? No, no, non veramente. Con una cultura in generale sì, che sia letteratura, teatro, cinema, però non particolarmente col cinema, no. Lei ha